L'ultimo cacciatore d'Italia era stata la famosa Pink Lady McGuire, una mamma infame, 135 kg di brutta carne oscillante, che portava con sé un fucile Remington a pompa calibro 12 e un pessimo carattere. Dicono che qualcuno le balzò addosso da dietro, le tagliò la gola e, tanto per divertirsi, la violentò prima che morisse dissanguata. Questo non provava solo che Coluna era un pericoloso figlio di buona donna, ma anche che aveva gusti pessimi. Benvenuti a questo quinto appuntamento con Birdland, suggestioni, suoni e sapori dalla parola scritta, sempre online per le misure anti-Covid. Se con una certa ragionevolezza possiamo affermare che la felicità sia il tema, o per certi aspetti l'ossessione, della letteratura d'amore, il problema del nostro essere mortali, la caducità della vita, è probabilmente il tema, o forse è meglio dire, l'ossessione del genere horror. Caducità, precarietà, limite, soglia, che diventa manifesta nel genere dei morti viventi o zombie. Al netto delle bellissime interpretazioni sociologiche, gli zombie come perfetta metafora dell'uomo contemporaneo svuotato dell'anima, che avremo da Giorgio Romero in poi. Ma a me quello che più colpisce è proprio l'ossessione della morte, l'ossessione del problema della morte, e chi forse meglio di altri è riuscito a rendere questo in maniera forse esemplare è Joe R. Lansdale. Scrittore americano nato nel 1951, anzi texano, proprio di quelli che noi possiamo immaginare con il cappellone da Far West in testa. La prima cosa che possiamo dire sul suo modo di intendere la letteratura è che è estremamente, anzi violentemente diretto. È uno che non ha paura di picchiare duro, non ama perdere tempo per preparare la stilettata ad effetto. Se sei di spalle e può colpirti, lo fa senza pensarci due volte. Se trova della sabbia, te la getta in viso per accecarti. Quella che abbiamo letto in apertura è la presentazione che Lansdale fa di uno dei due protagonisti del bellissimo racconto che si intitola Nel deserto delle Cadillac con i morti. Un racconto del 1989 pubblicato in Italia nel 2002 da Fanucci in una raccolta antologica di Lansdale dal titolo Maneggiare con cura. E poi ripubblicato in un'altra antologia, anche con Stephen King, sui morti viventi. L'altro protagonista è Wayne, proprio come John Wayne, non a caso, prima parlavamo di Far West. Questa è la storia di un cacciatore di taglie, Wayne, che dà la caccia a un killer cacciatore di taglie, Calhoun, ed ambientata in una certa idea di Far West, collocata in un futuro distopico. Ci troviamo dopo che una battaglia tra Cadillac e Chevrolet si è appena conclusa, che sarebbe un po' come dire una battaglia tra Ferrari e Fiat, vinta tra l'altro dalle Chevrolet, quindi dalle Fiat. Ma già questa cosa straordinaria che ti accende 100.000 domande, la prima, la più ovvia, che significa una battaglia tra Chevrolet e Cadillac, come è stata condotta, da chi? E perché poi la Chevrolet di Wayne si comporta come una normalissima auto? Resta lì, Lansdale non ne parla mai per tutto il racconto. Quello di cui si parla però è di fratello Lazzaro, uno scienziato che ha partecipato, e qui torna il problema dell'ossessione della morte, o l'ossessione del problema della morte, ha partecipato alla creazione di questi germi che dovevano in qualche modo risolvere questo problema. In qualche modo però per colpa sua questi batteri escono anzitempo dal laboratorio e questa epidemia di zombie si diffonde in tutto il mondo. Sono proprio zombie classici, famelici e infettivi. Fratello Lazzaro, per il senso di colpa, si autoinfetta, però si infetta soltanto il naso, che diventa qualcosa di mostruoso, disgustoso, abnorme. Poi ha creato un ordine religioso dal nome Gesù Amava Maria, composto da suore dedite a congiungersi carnalmente con tutti gli uomini nei quali è presente un po' di spirito di Cristo. Ha anche occupato un luna park e come simbolo ha fatto costruire un enorme
statua di Cristo ovviamente blasfema. Quando prima parlavo di giocare sporco, mi riferivo anche a questo. Gioca con questi simboli religiosi senza alcuna preoccupazione di blasfemia. Per lavorare al suo progetto, per portare avanti il suo ordine, Fratello Lazzaro ha reclutato un esercito di zombie che con un sistema riesce, di regolatori riesce in qualche modo a controllare e per distinguere dagli altri, altro tocco geniale di Lansdale, gli fa indossare un cappellino con le orecchie da Mickey Mouse, in perfetto stile Disney. C'è anche una mezza storia d'amore tra Wayne e una di queste suore, sorella Worth, una storia d'amore per come la può intendere Lansdale. Sorella Worth che ci appare bella, sexy, spietata e c'ha un piccolissimo problema che però anche lei appartiene ai morti. E quando Wayne se ne accorge troppo tardi perché già ci ha fatto sesso, per pena, per questo sentimento che prova, tutto quello che riesce a fare è farle esplodere il cervello. Molto interessante poi per entrare in un universo politico di Lansdale è analizzare il sogno, l'aspirazione di Wayne perché è indicativo di una certa condizione umana. Lui non sogna per un suo futuro di trasferirsi su una barca a veleggiare sull'oceano oppure semplicemente a starsene in spiaggia a sorseggiare cocktail. Il suo sogno è molto più semplice. Lui semplicemente vorrebbe rilevare lo sfasciacarrozze del suo padrino Pop e starsene lì tranquillo. E ogni tanto per ingannare il tempo andare a sparare a degli animali mutanti. C'è quindi nelle parole di Lansdale qualcosa che lo fa diventare forse ancora più politico di Romero e sicuramente più cinico. Qualcosa che per noi 30 anni dopo e alla luce di quanto vissuto e quanto stiamo vivendo dal 2020, riecheggia forse in maniera ancora più sinistra. Wayne si ficcò una manciata di cartucce nel taschino della camicia, se la buttò, no? Guardò l'insegna a neon rosso e blu che si accendeva e si spegneva, Rosalitas, birra gelata e ballo dei morti. Trovò il suo centro, come dice lo Zen, ed entrò. Individuò immediatamente la sagoma massiccia con cappello nero di Colón. Era nel recinto dove si ballava con una ragazza messicana morta, a occhio e croce dodicenne, nuda come mamma l'aveva fatta. Se la teneva stretta alla vita con una mano. Le braccia senza mani della ragazza morta si agitavano convulsamente sui fianchi di Colón. Le sue piccole tette gli premevano contro il petto massiccio. La faccia della ragazza, imprigionata da una moserola di un fil di ferro, sbatteva ripetutamente sulla spalla di lui, dalla bocca, in spessi getti, le schizzava fuori una bava che si attaccava alla camicia, veniva assorbita e lasciava chiazze d'umidità. Per quel che ne sapeva Wayne, la ragazza poteva essere anche la sorella di Calum, o la figlia. Era un posto di quel tipo. Il tipo di posto che era comparso subito dopo che da un laboratorio del nord dello stato era fuoriuscita quella robaccia, saturando l'aria con un batterio, che li portava in vita i morti, riattivava le loro funzioni motorie di base e li rendeva affamati di carne umana. Tanto affamati che se la moglie, la figlia, la sorella o la madre di qualcuno stirava le cuoia e quello voleva alzare qualche dollaro, poteva anche pensare: quello che ora è successo alla vecchia Betty Sue sarà ancora brutto, però è morta ed ora in poi non avrà proprio bisogno di niente. E invece ora, con quel germe al lavoro dentro di lei, tra un po' uscirà fuori dalla terra e diventerà un problema. È triste vendere un parente, ma che vuoi farci? Così è la vita. Mi limiterò a starmene fuori dal locale finché non marcisce tutta la carne e si stacca dalle ossa e devono buttarla via. Così non mi toccherà entrare in qualche posto a bermi qualcosa e vederla che agita le sue tette morte e finire col diventare sentimentale e lacrimoso davanti a qualcuno degli amici o a qualche vecchia signora. La gente ragionava così, quindi i danzatori non mancavano. I proprietari di locale le mettevano i recinti nel bel mezzo dei loro bar e gli uomini pagavano $5 per entrare e acchiapparle e fingere di ballare, mentre tutto quello che volevano le donne era afferrarli e morderli,
cosa che ovviamente non potevano fare con le museruole senza mani. Se a un uomo piaceva abbastanza la sua partner, poteva pagare un supplemento e farla legare su una brandina nel retro per poi spassarsela. Non dovevano sorbirsi discussione o comprare regali o fare promesse, solo fottersele e togliere il disturbo. Finché l'esercizio spruzzava i morti di insetticidi per evitare i vermi, li profumava e non li teneva troppo a lungo con il rischio che cominciassero a staccarsi grossi pezzi di carne, i clienti erano contenti, come mosche sulle feci.